John Borno, ragazzi, poi grazie e benvenuti in questo nuovo video. Allora, già che cominciamo, qua dietro c'ho il volantino, tanto non mi picchierete, no, però vado velocissimo. Vi scrivo tutto nei commenti, ragazzi. Però il 7 maggio, Milan-Roma, ci vediamo insieme. Prezzo d'entrata 15 o 25 euro, dipende da quello che prendete, menù pasta e menù pizza. Qui sotto trovate tutto, persino il numero, ve lo dico al volo, 0676747777, ma lo trovate qui sotto. Venite, ragazzi, perché parliamo insieme, guardiamo la partita, se magna, se divertimo, mi raccomando. Detto questo, allora, la partita, due partite in realtà, le semifinali di FA Cup, guardate che pronuncia de merda. Comunque questa settimana c'è stata l'FA Cup, quindi penso nemmeno farò il British Wednesday, perché inutile fare un British Wednesday di una giornata veramente scarsa di partite. Ho visto il Chelsea passare il turno contro il Tottenham in una grandissima partita per 4-2, una grandissima partita finita per 4-2 con la vittoria appunto dei Blues del Chelsea, e Antonio Conte potrebbe fare il double alla prima stagione con il Chelsea, perché è primo in campionato, in finale di Coppa inglese, di FA Cup, quindi tanta 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 roba, oggettivamente parlando. Diciamo che le semifinali di FA Cup quest'anno erano veramente belle, probabilmente le seconde più belle al mondo per quanto riguarda la Coppa dopo le nostre. Penso che non ci sia nulla di più bello di vedere in due semifinali il derby di Roma e Juve-Napoli. Noi avevamo Roma-Lazio e Juve-Napoli, le semifinali più belle in assoluto. Dopodiché, secondo me, c'erano loro che avevano portato in semifinale da una parte Chelsea Tottenham e dall'altra Manchester City Arsenal. Diciamo che su Chelsea Tottenham ho fatto giusto una panoramica veloce: ha vinto il Chelsea, ha passato il turno, buono, buon per loro, bravissimi. E complimenti a Conte, che però ho visto poco poco di questa partita, non l'ho vista quasi niente. Ho visto invece Arsenal Manchester City, passa il turno l'Arsenal ai supplementari con gol di Sanchez. Io avevo fatto una preview messa poi sulla mia pagina Facebook, perché non mi seguite sulla pagina Facebook, lo facesse, se la trovo comunque in descrizione qui sotto, in cui molto spesso appunto metto questi stati. Avevo messo questo stato parecchio lungo in cui parlavo appunto della partita dell'Arsenal che avrebbe dovuto giocare contro il Manchester City in una partita che avrebbe significato appunto l'ultima spiaggia per entrambi. Guardiola chiude la prima stagione senza trofei. Guardiola aveva sempre vinto qualcosa in carriera, dall'inizio della sua carriera ad oggi come allenatore. Ogni anno aveva alzato qualcosa. Questo, ragazzi, è anche il rovescio della medaglia, per farvi capire come serve una squadra pronta per un allenatore. Non è che un allenatore bravo vince con tutto. È inevitabile, ragazzi. Questa cosa è inevitabile. Se un allenatore andasse, che so, alla Fiorentina, non vincerebbe lo scudetto. Pure se ci andasse, che ne so, Guardiola, Mourinho, con questa squadra, è inevitabile. E abbiamo visto un Guardiola andare al Manchester City con una squadra, secondo me, inferiore ad altri organici, che non ha vinto nulla. Guardiola aveva debuttato con il Barcellona come allenatore a 37 anni, ragazzi, e aveva avuto comunque il Barcellona più forte della storia del calcio, secondo me. Poi con il Bayern Monaco era inevitabile alzare qualcosa in Germania con la squadra che ti ritrovi e con le avversarie, visto che le altre squadre sono tutte di molto inferiori. Con il Manchester City ti trovi in un campionato più difficile. In Italia, Guardiola, se dovesse venire in Italia per non allenare la Juve, alzare un trofeo sarebbe difficilissimo. Quindi, se tu mi vinci i trofei in Inghilterra, già in Inghilterra è un pochino più facile, secondo me, perché hai due coppe a disposizione. Però in Inghilterra o in Italia mi vinci un trofeo che praticamente in Inghilterra ci sono tantissime squadre, in Italia c'è tantissime squadre capaci di vincere dei trofei. In Italia è tutto monopolizzato dalla Juventus a livello di trofei, vincono tutto loro. Per cui diciamo che è più difficile rispetto alla Spagna e alla Germania. Va in finale Wenger, che se non vado errato ha alzato 7 FA Cup da quando allena l'Arsenal. È un grandissimo bottino, 7 FA Cup su 20 se le ha prese Wenger è Mister FA Cup, anche se comunque di scudetti, se non sbaglio, ne ha vinti 3 mi sa ne ha vinti. Veramente poco per una squadra come l'Arsenal, che comunque ogni anno dovrebbe puntare a vincere qualcosa, e vincere lo scudetto dovrebbe comunque essere l'obiettivo primario ogni anno. Quando arrivi a fine anno e non alzi nulla, uno o due domande, diciamo, se le fa. Comunque, per quanto riguarda la partita, io ero certo che avessi dovuto mettere a confronto due giocatori, cioè un giocatore della squadra e un giocatore di un altro, e poi un altro giocatore della squadra, quindi quattro confronti totali tra 2 e 2. Avrei messo, per quanto riguarda gli esterni, da una parte Sanchez e dall'altra Leroy, credo si dica così, Sané, comunque, Sané, non so come si dica il nome, però Sané, e comunque sapendo, mettendoli a confronto quanto Sanchez
sia nettamente più forte, e dall'altra aveva messo a confronto i due punti, ovvero Agüero e Giroud, sapendo comunque quanto Agüero sia nettamente più forte. Difatti sono andati in rete poi Agüero e appunto Sanchez. Devo dire che l'Arsenal ci ha creduto fino alla fine, quindi per me merita di aver passato il turno. Bella partita, è stata una bella partita, due belle semifinali, due gran belle semifinali. Faccio i complimenti all'Arsenal. In finale sarà Arsenal-Chelsea, quindi il derby londinese. So che non è proprio derby, però è comunque il derby londinese. Non è la partita più sentita d'Inghilterra, però è comunque il derby londinese, quindi ci divertiremo senz'altro, ragazzi. Che vi devo dire? Devo dire che quest'anno Sanchez sta facendo una stagione veramente fantastica, ragazzi, veramente fantastica, soprattutto, cioè veramente Sanchez quest'anno è sopra a tutto. Ogni volta che gli danno il pallone fa una discesa clamorosa e poi la va a buttare in rete. Ha una percentuale di realizzazione altissima per essere un esterno. Ha un numero di reti, se non erro sono già 19 in campionato, 18, forse 17, 17, comunque tra le 15 e le 20, mi pare 17-18 in campionato. Ha segnato in Champions League, segna parecchio anche in Coppa. Sanchez è un giocatore totalmente completo, ragazzi, totalmente completo, il Niño Maravilla. L'abbiamo avuto in Italia, l'abbiamo avuto a Udine, tanta tanta roba. Io comunque spero che a fine anno l'Arsenal cambierà allenatore, manderà via Wenger, ma non per nulla, perché comunque ok, hai avuto la tua opportunità, hai avuto 20 stagioni a disposizione. Hai vinto 7 coppe inglesi e 3 scudetti. Non è male. A Roma non saresti stato assolutamente, saresti stato il re, nuovo re. Vieni a Roma, vinci 7 coppe d'Italia e 3 scudetti, vieni qua che ti bacio nella fronte. In Inghilterra, con l'Arsenal, che è una delle squadre più forti storicamente e anche al momento, insieme magari al Chelsea, allo United, al City e al Liverpool, adesso anche il Tottenham, storicamente un po' meno, ma adesso anche il Tottenham, devi vincere di più. Devi, secondo me, vincere, soprattutto a livello europeo, devi avere più risultati, non che arrivi sempre lì, 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 lì e poi non vinci mai nulla. Detto questo, fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate. Per me questa coppa potrebbe quasi salvare un po' la stagione pessima dell'Arsenal, che comunque a fine anno per me cambierà assolutamente, perché non arriverà senz'altro in Champions League per la prima volta dopo tantissimi anni, perché ha perso troppi punti durante il percorso verso fine anno. Guardiola non so se verrà confermato, perché già lì tu lo scudetto con quei soldi che hai dovresti vincerlo a mani basse, ragazzi, e su questo ci si può parlare per ore, perché molti hanno detto sì, hai visto la squadra con quante falle c'ha, cioè con la squadra quante falle ha che deve guidare Guardiola? Sì, ragazzi, ma Guardiola ha avuto una disponibilità economica della Madonna ad agosto. Ha fatto un mercato veramente della Madonna, ha comprato Stones 55 milioni, ha comprato appunto Sané. Ha comprato una fracca di giocatori in mezzo al campo, in avanti, Gabriel Jesus, ha speso 200 milioni di euro per una squadra che è piena di falle. E allora c'è qualcosa che non va. E allora hai sbagliato te. E Guardiola per me rischia il posto, perché va bene che è Guardiola, ma tu quando vai a Manchester, allenare il City, con quella disponibilità economica, uno, devi vincere lo scudetto. Poi vabbè, può arrivare e non può arrivare. Due, devi vincere la Champions. Può arrivare e non può arrivare. Ma arrivare quarti, quasi quinti, perché lo United sta volando. Viene tipo da 22 risultati utili consecutivi in campionato, se non sbaglio. Sta volando lo United. E uno, quindi rischi di perdere addirittura il posto in Champions. Due, hai fatto una figura magra uscendo con il Monaco, che comunque si sta rivelando una buona squadra, ma è pur sempre il Monaco. E tu sei il Manchester City e spendi 200 milioni a finestra di mercato. A questo punto, per me, rischi molto di perdere il posto. Detto questo, fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un mi piace. Se vi ha fatto cagare un dislike, vi ricordo 7 maggio. Buon shalalala, e ci vediamo. Regà, prenotate, stanno a fine i posti. Stanno finendo i posti. Ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, dai, dai, vedemo se.